banana. Bella raga, con Exo ci siamo tornati su Clash Royale, ragazzi, dove oggi siamo tornati a imbracciare la scintilla, perché mi sono creato questo deck. Insomma, ditemi cosa ne pensate e se magari ne avete altri da consigliarmi dove posso buttare dentro questa scintilla, che sarò anche morbotico io che non la faccio di livello 2 per il fatto che dopo non leggo più 2, cioè insomma livello 2 provvedo 0, cioè, è un po' da sclerotico ma preferisco vederla così. Poi spendo tutti i soldi per la grinder. Ma ragazzi, prima di partire con l'attacco, anche oggi ho un problema, un dubbio esistenziale del quale vorrei chiedervi aiuto. E il problema attuale sarebbe questo, no? Ma perché quando fanno una festa, no? Una sagra, insomma, un evento, lo chiamano appunto evento quando di solito lo si fa quando c'è il sole. Chiamatelo il sole, non evento. Insomma ragazzi, rimango un po' con questo dubbio, quindi se sapete la soluzione scrivetemela qua sotto nei commenti e in un prossimo video pescherò la soluzione, insomma il commento che maggiormente ha soddisfatto questo mio dubbio. E detto ciò, proviamo ad arrivare a 5000 mi piace per questo video, insomma per questo episodio dove utilizziamo la scintilla, anche per il fatto che quest'oggi ce l'abbiamo in un deck assieme all'estrattore di ronco. Ragazzi, oggi possiamo addirittura fare il vino e ci è andata bene così, perché se fosse stato ricoperto dal cashmere, insomma dalla lana di pecora, insomma non era del vino ma era semplicemente un ovino. Ma ragazzi, credila da parte, vediamo da partire subito col primo attacco e sperando di trovare un avversario non con 200-300 coppe, almeno la abbiamo trovato quello con 321 coppe. E quindi in questo caso io direi di partire subitissimamente mandando giù l'estrattore di ronco. Ragazzi, cominciamo subito facendo il vino. E in questo caso lui manda giù subito il principe, ragazzi, manda giù la simedal e andiamo a fermarlo subito. Andiamo a terminarlo. Che è sto? Cos'è sta matassamento di roba? Uè ragazzi, fermi, calmi, oh. Ci vuole del garbo, ecco. Brave rape, andate a aiutare Gargamella che sti qua me lo violentano. Ecco, ciao. Gargamella è stata violentata come la carne in kebabberia. Ma detto ciò, ragazzi, attenzione che abbiamo lo zio sotto. Abbiamo zio scintilla, quindi manderei subito lo zio. Ma perché appena mando giù lo zio mi manda giù lo grider? Fastidioso. Dai Namecciani, dai. Ecco, madonna santa, ragazzi, ce li ha ammazzati, ma comunque siamo riusciti a contenere abbastanza il danno. Detto ciò, mandiamo giù subito la scipola, ragazzi. Attenzione, cominciamo a fare il kebab. Cos'è sto colpo di rape? E attenzione, frecciamole subito. Lasciatelo zio, lasciatelo andare. Non me lo fermate. Quanto ci volete scommettere che mi blocco l'attacco della cipolla? Quanto ci scommettete? È sempre così. Dai, Cosa ho detto? Ma adesso voglio ben vedere. Hai consumato tutto l'elisir. E beccala quella torre. E fagli del male. Attenzione ragazzi, gli facciamo del male. Intanto che io sputo contro lo schermo che sembra un orbo. Ma attenzione, dai un altro colpo. Ok, sì. Ecco, ha avuto così tanto rinculo che oltre a esplodere ha castrato Gargamella. E lo credo bene. Ma va bene, partiamo giù nuovamente con lo zio. E attenzione che lo zio si avanza cattivo. Madonna santa, adesso te ti faccio un 3 stelle che neanche un hotel. No, ma dai, ma che palle ancora. Dai, veloci, caricatevi. Non mi ammazzate lo zio. Non ammazzate tu, zio. Torna indietro, zio, madonna santa, ecco, perfetto. Intanto che la simmental va giù, noi mandiamo giù le rape. E attenzione che uccidono le sue rape, insomma, ortaggi contro ortaggi. E avanti con Gargamella. Andiamo a fare brutto con Gargamella. Non mi deviare, l'attacco. A sto punto ci riproviamo e basta con lo Grider. Se sei monotono, giù con Namecciani. E avanti a farla fuori. Fatela fuori, fate fuori quella carogna. Perfetto ragazzi, e attenzione giù con Gargamella. Oh, voglio vedere se mi fermi anche stavolta. Kebab con doppia cipolla. E avanti, e la torre è nostra. Mandiamo giù dei fitness come decoro e pronti all'effetto albergo, ragazzi. Pronti, è un bel 3 stelle. Sarebbero 3 corone. Non so neanche, dico 3 stelle, forse è perché sono ancora abituato a Clash of Clans, anche se tipo non porto un episodio da 450.000 anni. Comunque, 3 corone gliele abbiamo fatte. Da notare che l'ultimo attacco, ragazzi, l'hanno fatto anche combinato. Ecco, c'è da dire che vedo veramente la differenza nell'utilizzare un gigante davanti o meno. Insomma, quando avevo la Valchiria facevo 5 partite e ne perdevo 4. Con Zio Fest, ragazzi, con lo zio è tutto un altro andare. Ma attenzione, ragazzi, partiamo subito col prossimo attacco e vediamo di fare un altro po' di punti, che in questo momento siamo a, vediamolo subito. Siamo a 266 e quindi ci avviciniamo pericolosamente ai 300. Adesso dovrei arrivare tipo roba come 500 per avere almeno 30 carte. Cercherò di fare del mio meglio. Poi alla fine al massimo becchiamo 4 carte, che sono poi sempre meglio che un palo in culo. Il prossimo avversario in questione sarà MRR dei Persian Star. Attenzione, siamo contro un tappeto persiano o un gatto.
insomma un sacco di peli o un gatto. Comunque mandiamo su subito l'estrattore. Ok ragazzi, manda su subito la fatina dei denti. Ed eccola in fila con il suo elevatartaro. Attendiamola e dopodiché mandiamo su subito i fitness. Oh la madò, cos'è questo attacco violento? Attenzione, parte con l'attacco violento. Qui giù, oh, attenzione, giù con Gargamella. Respingiamo l'attacco, madonna mia santa. Cos'è questa legione di truppe? Avanti, fateli fuori, ragazzi, fateli fuori. Sì, spettacolo. Ragazzi, siamo riusciti a respingere l'intero attacco. E in più il vino ha anche prodotto. Prepariamo dell'altro vino intanto che il suo arco X perde vita. Porca troia. Ne trovi uno su un milione che c'ha l'arco X e io lo becco. Ecco, adesso si mette a fare il vino anche lui. Ma andiamo giù subito, zio Fester. E successivamente lo andremo ad accompagnare con i nostri namaciani da fitness. Giù anche con Gargamella. E attenzione che si prepara la scintilla. È arrivata la sua ora. Adesso ragazzi andiamo a fare casino. Andiamo a fare il fottuto casino. Giù con la scipola. Attenzione ragazzi, siamo giù con la scipola. E giù con gli spiriti. Basta polenta. Quest'oggi la polenta non ci interessa. Quest'oggi andiamo a ortaggi e andiamo a fare del male, madonna mia quanto fanno del male. Quanto fanno male questi. E avanti subito. E zio Fester assorbe i danni. E la cipolla fa casino. Bom, ciao capanna dei namecciani. Avanti con un altro Fester. E attenzione ancora. E un altro colpo alla torre l'ha dato. E basta, attaccate zio Fester, non la cipolla. Cosa ha beccato, ragazzi? La cipolla ha sparato contro le palle di zio Fester. Adesso avrà più o meno dei marron glacé. E avanti subito con gli spiritelli. E giù con i namecciani. E andate ad attaccare la torre, fate quello che volete. Giù con zio Fester, che assorbirà il danno. E intanto che le troie cercano di montare lo zio. Noi andiamo giù. Basta attaccare lo zio, per favore, Dai Garga, falli fuori. Bravo Garga, sì. Me l'hanno già ammazzato, ma com'è possibile? E mandiamo giù lo zio che andrà ad approcciarsi con l'arco. Seguito da Gargamella e basta con queste barbastroiacce. 3, 2, 1, boom! E si vince ragazzi, e attenzione se riuscite a vincere anche questa. Mi sembra quasi strano averne vinte due di fila con la scintilla. Anzi, mi sembra qualcosa di veramente esoso. Comunque sì, è successo, quindi per il momento becchiamoci la gloria. Siamo riusciti a vincere anche questa partita. E detto ciò ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo deck. E se ne avete altri da consigliarmi, magari per un prossimo video, magari scrivetemelo qua sotto nei commenti. E comunque io spero di avervi divertito. E se così fosse, vi lasciarmi un mi piace e un commento, ad iscrivervi al canale se volete guardare la pagina di Facebook e Instagram, che trovate comunque in descrizione o nei commenti come al solito. E che dire, qui da Nex è tutto. Guarda che merda di tartufo. Zitta, fammi chiudere il video. Qui da Nex è tutto. E intanto ciao. Yo, me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider Big Smoke hasta Sweet.